Ciao ragazzi, siamo qui con Matteo dei Partizan de Grado. Intanto complimenti grazie, per la partita, grazie. Finita 7-2. Complimenti pure per i 3 gol e per le tante azioni. Ce l'abbiamo fatta. Sei soddisfatto della partita di oggi? Sì, la partita, devo dire la verità, è iniziata, non dico col piede sbagliato, però con un po' più di paura. Cioè, diciamo che non eravamo molto sicuri né del risultato né di chi avevamo contro, però nel secondo tempo ci siamo svegliati involontariamente, diciamo, è andata, diciamo, ce lo meritavamo, quindi è andata bene, dai. Ma visto comunque il vostro posto in classifica, pensi che sia... Cioè potreste fare di più? Sì. Potete fare anche di più nel torneo? Diciamo che per il potenziale che abbiamo, esclusi infortuni, assenze particolari, eccetera, sì, decisamente non ci appartiene il posto, né tantomeno, diciamo, i pochi risultati positivi che vadano oltre la sconfitta, cioè dei tanti gol presi nelle scorse partite, però diciamo che se questa può essere un buon inizio, che ben venga, diciamo questo. Va bene. Invece ti vorrei chiedere di descrivermi la tua squadra con 3 aggettivi. O comunque anche a parole tue, una descrizione della squadra. È una squadra che, diciamo, non ha. È informe dal punto di vista della forma, perché ci, diciamo, amalgamiamo sempre, i ruoli a volte mancano e vengono sempre un po', si creano sempre buchi, però è una squadra che sa reagire, quindi diciamo l'aggettivo giusto è reattiva, cioè si sa adattare e ce la mette tutto in partita. Ottimo, ma giocate da tanto tempo insieme? Presi singoli, sì. Come squadra questa come no. Squadra completa no. Allora complimenti anche sì, perché sì. Comunque i Chupacabras si conoscono da tanto tempo. E infatti, per questo dico che il primo tempo eravamo un po' più tirati, nel secondo ci siamo sbloccati e è andata a buon fine. Ottimo, va bene, grazie mille. Grazie allora a voi. E alla prossima. Buonasera. Ciao. Ciao.
Ciao ragazzi, siamo qui con Giovanni del Leicester, complimenti per la vittoria. E ti volevo chiedere innanzitutto come, se conoscevi già questa squadra. In realtà no, non avevo mai visto giocare, però so che avevano fatto bei risultati. Quindi era anche dura come partita perché mancava anche il portiere. Però alla fine abbiamo giocato meglio sul campo e abbiamo vinto fortunatamente anche senza il portiere. Ok. Senti una cosa, ci chiediamo se tu sei in realtà più un centrocampista o un attaccante, perché fai un sacco di gol però giochi abbastanza dietro. Diciamo dietro, però in avanti mi piace andare e tirare in porta soprattutto, però più dietro gioco, sì. E quindi chi è che dovrebbe essere realmente? Il numero 9, Michele, è un altro che manca, Giovanni Scaglione si chiama. Oggi quindi ci sono stati un po'. Sono stati un po' di mancanze, sì, però comunque. Cioè più che altro bene. Avete cercato di colmare, sì, queste assenze. Esatto. Ho capito, va bene, comunque ti ritieni soddisfatto? Sì, sì, abbastanza. Va bene, vuoi fare complimenti a qualcuno della squadra? Vista anche al portiere nostro, perché sei improvvisato. Sì, sei improvvisato, esatto. Va bene, ok, allora grazie mille. Grazie. Giovanni, alla prossima. Ciao. È stata molto corta. Di solito sono più lunghe.